Salvatore qui. Presidente, da atto che nei giorni scorsi ha ricevuto la visita presso il suo ufficio dell'avvocato Scozzola, il quale ha fatto presente che avrebbe rinunciato all'esame dei due testi Bontate Rosa e Giorlando Dottor Giovanni, già ammessi dalla Corte, ed il cui esame era fissato per l'udienza odierna. Buonasera, Rina, si accomodi. Ed allora, lei è Rina Salvatore, nato 16-11-1930. 16-11-1930. Senta, Rina, lei, come ben sa, in questo processo è imputato relativamente all'uccisione, al tentato omicidio di Gerlando Alberti avvenuto all'interno della casa circondariale di Palermo l'8 febbraio del 1983. Il pubblico ministero ha chiesto il suo esame, cioè che lei venisse sottoposta all'interrogatorio, come si chiamava una volta. Lei però per legge può anche non rispondere alle domande che le andremo a fare. Lei vuole essere sottoposto ad esame? Sì o no? Sì, Sì. sicuramente. Avvertito dalla facoltà chi ha di non rispondere alle domande, stesso risponde, intendo essere sottoposto ad esame. E allora, prima risponde alle domande del pubblico ministero. Signor Rina, lei è accusato in questo procedimento di essere il mandante del tentato omicidio di Alberti Gerlando. Lei lo conosceva Alberti Gerlando? Io non conosco Alberti Giollato. Non conosce Alberti Gerlando. In particolar modo, a suo carico, ci sono le dichiarazioni accusatorie di Mannoia, Contorno e Buscetta. Lei li conosce Mannoia, Contorno e Buscetta? Ma io non conosco nessuno di queste pentite, signor Pubblico Ministero, e quindi casco un po' delle nuvole come entro, certo, come entro nei processi lo so perché. Senta, aspetti una cosa. Poi ci sono altri tre pentiti più nuovi di questi, che sono Mutolo, Marchese e Drago. Lei conosce Mutolo, Marchese e Drago? A Mutolo lo conosco, Come lo conosce Mutolo? Agliaccio no. A Mutolo come l'ha conosciuto? Lo conosco perché è stato in carcere con me nel 1960, fine 65-66. E Marchese Giuseppe lo conosce? No, non lo conosco, signor Presidente. Ha motivi di rancore con questo Marchese Giuseppe, con la famiglia Marchese? Io no. Tant'è vero che so che mio cognato ha sposato una marchese, che io manco conosco mia cognata, quindi penso se posso conoscere io il Marchese Giuseppe, che è un bambino. Lei a sua cognata non la conosce? Come non la No, non conosce? la conosco. Non l'ha mai frequentata? No, non l'ho mai vista, no, non l'ho mai frequentata. Per le mie situazioni che mi trovavo io. Ah, ho capito. Per cui lei, non, lei diciamo, siccome era latitante, non ha mai conosciuto sua cognata. Ma io voglio precisare una cosa, signor Pubblico Ministero, che il marchese, quando è stato arrestato, aveva 18 anni, era un bambino, perciò si immagina, se io non conosco mia cognata, come posso conoscere Marchese Giuseppe? E tutte queste persone perché l'accusano di essere il capo di Cosa Nostra, il Ah, capo della commissione? Perché? beh, signor Pubblico Ministero, è semplice. Sono pagate, sono gestite. C'era pure Tortora che era accusato di 16-17 pentite.
E quindi perché non posso essere accusato io di 10 o di 15 o di 17 o di 20 pentiti? Quindi consisto come tortora io, cioè c'è ingiriato. Signor Pubblico Ministero, lei dice perché tutte queste? Ma è semplice, sono pagate, sono gestite. E fino a giorni mesi fa, se legge in una rivista che il Ministro di Grazia e Giustizia, cioè il Ministro degli Interni, dà 100 milioni a Buscetta, e quindi Buscetta certo, come fa Buscetta a non accusare? Senta, lei quanti anni è stato latitante? Io sono stato latitante, non vorrei manco sbagliare, dal mese di luglio 69, fino al giorno che mi hanno arrestato. Possiamo fare i conti, signor Procuratore. Fino al 92. Saranno, no, 69 al 93. Quindi possiamo fare 24 anni, quasi circa 23 anni e mezzo, quasi 24 anni. E come ha vissuto in questi 24 anni? Come ha vissuto? Come si vive? Campando, lavorando e andando avanti, signor Procuratore. Che lavoro faceva? Io? Lavoravo, chi mi dava lavoro quando trovavo andavo a lavorare. Sotto falso nome, con il suo nome, come ha fatto a lavorare? Sotto il mio nome non potevo lavorare, sotto falso nome. Sotto falso nome. Ok, senta, un'ultima domanda. Di Maggio Baldassare lo conosce? No, non lo conosco. Eppure Baldassare Di Maggio è quello che l'ha fatto catturare. Ma guarda, Di Maggio... Come ha fatto a farla catturare? Di Maggio può fare semplice, farmi arrestare o a me o ad altri, ma io parlo per me, giusto? Come noi abbiamo un territorio con Leone vastissimo che si appartiene fino ai porti di San Giuseppe Ato, e quindi Piana, Marineo, e tutte queste di San Giuseppe Ato e San Cefesello, Marineo e Roccamena hanno terreni che lavorano verso queste contrade di Corleone, e quindi come questo fosse suo padre, faceva il pecoraio, aveva le pecore verso queste zone nostre, quindi niente di strano che mi poteva pure conoscere di campagne che abbiamo in quelle zone. Solo così io posso pensare che mi può conoscere, ma io non... Ma lei l'ha conosciuto? Io no. E come, ma lei l'ha conosciuto? Io no. E come ha fatto a riconoscerlo se lei era da più di 20 anni latitante? Ma che cosa ci posso dire come ha fatto? Questo non lo so, poteva avere qualche fotografia data dalla polizia, qualche cosa, non ci saprei dire, cioè come ha fatto. Okay. Senta, lei dei suoi coimputati chi conosce? Pullaraggio Van Battista lo conosce? Ma io, i miei coimputati, il pubblico ministero, non conosco nessuno. Non conosco. E posso pure ancora dirle, parliamo di questo processo. Di questo processo, sì, dico sì, di Pullaraggio, sì, ho visto qualcuno qua che alle volte, ma io di queste mie coimputate non conosco nessuno, e posso anche dimostrare, il pubblico ministero, che non sono stato mai assieme carcerato, non sono stato mai assieme, cioè nei ristoranti, non mi sono mai trovato in alberghi, non mi si trovano assegni, non mi si trovano telefonate, ma insomma, se io con questi sono amici o sono... non ci dovesse essere qualche riscontro o qualche cosa, non lo so, così, un'amicizia, io sono amico con Gaio, ammutalo che l'ho conosciuto, e perché non lo devo dire? Comunque l'ho conosciuto. Ma... Soltanto in carcere, diciamo. Ma certo, perché io poi non l'ho visto più quando Mutolo è uscito, signor Presidente. Io a Mutolo è uscito, non mi ricordo se è uscito verso il 66, ma credo che nella fine del 66, io non ci saprei dire. Io non l'ho visto più. Mutolo sempre ricordo che stava in una cella che faceva un po' il pazzo, sua madre era pazza, sua madre era ricoverata al manicomio in Palermo, lui era poi stato dopo anche ricoverato pure ai manicomi, quindi qua siamo di fronte anche a certe pazze e di famiglia di pazze, perché la madre era ricoverata al manicomio a Palermo, e l'ha ammesso quanto ci ho fatto anche il confronto l'altra volta a Roma a Mutolo. Io non è che una cosa, può ricordare alla Corte di Assise che condanne definitive lei c'ha?
Ma io potrebbe pure domandarla al Presidente, perché i condanni che me le dà il Presidente, io se c'è dire la verità... No, quello è definitivo. Se c'è dire la verità... Quello le è definitivo. No, 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 signor... No, no, scusatemi. Il Presidente è il Presidente, semmai le condanne glieli dà la Corte. Vabbè, dico il Presidente la legge... La Corte è presieduta dal Presidente che in alcuni casi sono stato io. Signor Presidente, prego. Io non vorrei... Dico per la precisione. Non vorrei fare errore. Io non vorrei fare errore col pubblico ministero, perché io non so quanto condanni ho definitive, posso dire che ce ne farò due. Ma gli altri non glielo saprei dire. Per quali reati? Per quali reati lo può ricordare? Ma no, sempre per la solita... condanna, cioè che sei per concorso morale, perché io condanno specifico. Concorso morale in quale reato? Ma che se uno è il capitano Basile. Omicidio del capitano Basile e associazione per delinquere del Maxi 1, esatto. Per appartenenza a Cosa Nostra. Va bene, grazie. Cioè io definitivi ho queste due che si vuole, poi se ce n'è qualche altro non lo so. No, no, dice bene, definitive dice queste due, più ce ne sono altre sì, no, che ancora non sono, che non sono definitive. Va bene. E allora, Avvocato Romano, domande? No, signor Presidente, io volevo dire... Prima di volere dire una cosa, prima continuiamo con... Sì. Ma mi dica una cosa, lei Greco Michele... Non l'ha conosciuto? No, signor Presidente, non l'ho conosciuto. Non a Greco Michele, no. E a Calò Giuseppe? Nemmeno, signor Presidente, non l'ho conosciuto. Vabbè, non l'ho detto. Sto insistendo su alcuni nomi in modo particolare. Non l'ha... No. E allora, che cosa voleva dire? Signor Presidente, io volevo dire che qua leggo in questo ordine di custodia cautelare qualche cosa, c'è cioè proprio di Marino Mannoia principalmente, che dice di avere sentito prima che si sentisse solidare, poi ha sentito all'aria, insomma, questo Marino Mannoia mi pare che parla e poi finisce per non dire niente. Cioè perché non dice niente? Perché una volta ce lo raccontano gli imputati, una volta l'ha sentita all'aria, una volta glielo raccontano a Ciane. Insomma, una volta io conosco l'avvocato, se non ricordo male, Zarcone. Signor Presidente, ma come devo fare per io dimostrare che non conosco l'avvocato Zarcone? Io non lo so, io non sono più in condizione di capire più come deve fare una persona per dimostrare che non conosce. Marino Mannoia. Sì. Non dice che lei conosce l'avvocato Zarcone. Marino Mannoia non lo dice affatto. Ma dice che ho mandato notizie, ho mandato... Ah, questo è un... Quindi che cosa... Come lei sta dicendo, dice Marino Mannoia che conosce. Marino Mannoia, proprio questo, proprio Marino Mannoia, queste affermazioni precise non le ha fatte. Dico io come devo dimostrare, come devo fare, signor Presidente? Ma noi siamo qui, stiamo cercando di verificare. La pregherei, mi scusa se io no che voglio dare suggerimenti, ma la pregherei per dire, ma vogliamo vedere se in una stanza che ci sono 10 persone e uno che grida delle scale, non lo so, io sta settima sezione, pur essendo carcerato a Palermo, le devo dire che non so manco dov'è. Non ci sono mai stato, né di dentro né di fuori, quindi no. Ma vogliamo vedere, signor Presidente, vuole vedere lei con la Corte se sentono queste voci, che lui ha detto che ha sentito voci, e che poi, non lo so, una cosa che lei può verificare, lei con la Corte, perché mi sembrasse più opportuno, è vedere se questo dice verità. Certo. Perché quello che dice Mannoia, signor Presidente, Mannoia ha assistito per il processo in Marchese 1, ha assistito, quindi aveva tutte le dichiarazioni di Buscetta, tutte le dichiarazioni degli altri, quindi ci viene facile poi a dire la lettera. Signor Presidente, parla di una lettera, ma noi di una lettera, mi pare che qua dice una lettera che Buscetta ha scritto a Gellante, mi pare, a Berti si chiama, Alberto, mi scusa se la pronuncia di sta Berti. No, vabbè, ci comprendiamo, Alberti, Gellante Alberti. E in questa lettera dice lui che la passa a figlio, il figlio la passa a Berti e ci chiede delle cose. Ma io mi domando, leggendo qua, ma signor Presidente, ma questa lettera c'è stata, non c'è stata, cioè esiste, non esiste? Boh, io non lo so, poi saranno gli avvocati, lei con la Corte, dice di stabilire. E quindi, quando
si parla di questa persona, c'è di vedere se dice verità o dice... Sì, siamo qui per verificare proprio questo. Bugiarderie, perché la lettera, signor Presidente, è un documento, la lettera dovesse trovarsi, dovesse... Ammettiamo che Giollanda Berti non la vuole dare. Ammettiamo che Giollanda Berti non la vuole dare questa lettera. Ma poi mi pare che disimando ci sono anche lettere scambiate che Buscetta dichiara che ci scriveva a... Ma lei, a questo, ma lei, Dina, mi dica una cosa, ma lei a Buscetta non l'ha mai incontrato? No, signor Presidente, non l'ho mai incontrato e gli devo ma fare... L'ha conosciuto lei? A no, Buscetta? No. Le devo precisare oggi. Ne ha sentito parlare di Buscetta? Sì, di sentire parlare, certo, ne parlano tutti in televisione, tutto. Io l'altro giorno, signor Presidente, non so se a lei può servire, io voglio dire il Buscetta, l'altro giorno trovandomi io a Reggio Calabria, per richiesta del mio avvocato di Reggio Calabria, l'avvocato Scarfari, sentito Buscetta per, mi pare, come per teleconferenza, gli ha domandato se conosce Salvatore Sena. O, per meglio dire, la domanda più specifica. Lei ha detto al giudice istruttore Falcone, nel mese di luglio dell'84, che non conosce Salvatore Sena. E lui ha ammesso che non mi conosce, cioè ha detto, ha dichiarato, perché si può vedere del processo lì da Maxi 1, signor. Se prendono le dichiarazioni di Buscetta e vediamo se... Dice sì, è vero, avvocato, che io ho dichiarato che non lo conosco. Però ora ho pensato che per disprezzarlo dico che lo conosce e poi, precisa, è perché è imputato per l'uccisione dei miei figli. Quindi dice, io parlo per questo. Quindi parla per vendetta, signor Presidente. Quindi lo dice lui che però parla per vendetta, non è che lo sto dicendo io. Cioè... Va bene, abbiamo capito. Mi dica un'altra cosa, un'ultima cosa. Lei ha dichiarato poc'anzi di avere conosciuto solo Mutolo Gaspare, perché eravate assieme, ma avete avuto mai i contrasti con questo Mutolo Gaspare? Il Presidente, che io ricorda, no. Mutolo Gaspare è stato, cioè che io mi trovavo in una cella a Palermo, è venuto, lui è trasferito, non so, da un'altra sezione, penso, è venuto lì, è stato parecchi mesi con me, poi è uscito, quindi io non l'ho visto più. Io, signor Presidente, volevo solo precisare una qualche altra cosa qua con Buscetta, perché leggo a un dato punto, non so io se leggo bene o leggo male, perché purtroppo... Che cos'è questo provvedimento di custodia cautelare? Sì, sì, nel foglio questo... Di quale processo? Ma questo qua, signor Presidente. Di questo processo. Questo... Viene interrogato, mi pare che il 3 ottobre del 1991, e a foglio 6, il proprio commissario, a foglio 6, dove dice che lui non aveva saputo di questo attentato, a come vogliamo chiamare questa cosa che era successa a Berti, ma l'abbia saputo tramite Badalamente Gaetano. Ma come, signor Presidente, l'ha saputo tramite Badalamente Gaetano? Ma lui c'era amico, lui ci scriveva, lui se ci sentiva, e lui l'ha saputo nel 91. L'ha sentito di... No, vabbè, ha precisato. Ha precisato. Ha precisato nel senso che lui non era a Palermo. Mentre si trovava all'estero, si è incontrato con Badalamente e l'ha saputo lì. In quel periodo lui non era a Palermo. Signor Presidente. Così risulta dalle dichiarazioni. Andiamo più avanti, vediamo. Dalle dichiarazioni rese da Buscetta. Vediamo che cosa dice che cosa dice a foglio 8 della custodia sempre cautelare. Signor Presidente, io non lo so, qua ci sarà errore o di stampato. Vediamo, lega, vediamo. Qualche cosa ci deve essere che non va. Il Tommaso Buscetta dichiara in data 3/10/83. Signor Presidente, all'83 Buscetta non era carcerato. Buscetta non era. E come mai io leggo dichiara
Le dichiarazioni la posso fare avere? No, la tenga lei, abbiamo... A foglio 8. Continui quello. Il 3/10/83, che sino al settembre del 1982, prima della scomparsa dei suoi figlioli, che i suoi figlioli si trovavano a carcere di Palermo, e suo figlio aveva fatto pervenire a D'Alberto, detenuto a Palermo, dove diverse lettere, nella quale gli manifestava il suo proposito di tornare dal Brasile per solurare o ammazzare il signor Calò. Ora, signor Presidente, queste lettere, queste falsitudini che sono falsi, lasciamo andare la data, che è falsa la data, ma andiamo alle sue falsitudini, sono una cosa incredibile, immaginabile, perché lui, nella fine 80, non insisto pure 81, perché l'ho letto nei giornali, l'ho letto in tutte parti, ma c'è il signor Calò che ci possiamo dire se... Lui andò a trovare il signor Calò tramite suo fratello che aveva bisogno di stare a Roma, e il signor Calò ci ha dato la casa, le chiavi, gli ha lasciato l'appartamento. Quindi se lui voleva fare male al signor Calò, non aveva motivo di scrivere lettere a Gillenda Betto, perché sapeva dove abitava, dove stava, e ci poteva andare a bussare alla porta, se fosse vero quello che lui dichiara, e quindi il discorso fosse venuto lì. Ma che vuole preparato il terreno di Alberti, dice lui, ma che terreno ci doveva preparare Alberti, signor Presidente? Ma Calò era carcerato o era fuori? Vabbè. Ma io, se era carcerato, voleva sapere che cosa diceva Calò. Se Calò era carcerato, allora va bene tutto quello. Ma signor Presidente, ma perché queste lettere? Dove sono queste lettere? Che il cognato l'altro giorno, interrogato da lei qua e della corte, ha dichiarato che non ha visto mai lettere, non ha sentito mai lettere. Quindi la verità è che il cognato stette 3 anni assieme, nella cella assieme, quindi se ci trovavano lettere di Buscetta, signor Presidente, l'avesse visto, l'avesse sentito, non ci dico l'avrebbe letto. Ma il signor Buscetta ne le vuole portare queste lettere di rimando di Alberti? Presidente, io dico, questo processo, come si può andare avanti così? Io non lo so, questi processi, cioè quello che dicono i pentiti sono oro colato. Signor Presidente, me la deve fare dire altre due parole. Quando il presidente del processo Terzo, che era sempre il seguito al Marchese 1, ma perché io lì sono venga a sortere tutte di cupola? No, io lo domando, perché venga a sortere del nome Ciri e di Bagheria? Processi non è che sono tutti uguali, ogni processo fa una storia. No, ma io non lo conosco. Ma io gli devo fare, mi scusa, una precisazione: che il presidente, quando andò a interrogare a Buscetta e a Condorno, gli ha fatto delle domande specifiche a questi due signori, dicendoci: ma lei cosa ha da dire da Rina? Ma proprio di cielo, da Rina, che cosa non si dice, signor presidente? Sina, 100 omicidi, però quando il Presidente gli ha chiesto che cosa mi hanno visto commettere loro, cioè i Buscetta e il Condorno, noi nulla, a noi non ci risulta nulla. Allora, signor Presidente, io vengo a sorte di quel processo, ma vengo a sorte in primo grado, vengo a sorte in secondo grado, vengo a sorte in Cassazione, poi mi si fanno un altro processo di grado, mi pare grado, e vengo pure a sotto. Signor Presidente, ora non c'è forma e maniera più queste pentite di smontarsi. Queste pentite sono oro colato, queste pentite sono gestite bene, pagate bene e credute anche bene, signor Presidente, me lo lascia dire. Vabbè. E quindi così andiamo avanti. Vabbè. Signor Presidente, io niente, se lei avete qualche cosa da domandarmi, io sono qua, a disposizione sua, della corte. Quello che c'era da chiedere, l'abbiamo chiesto, il pubblico ministero. Un'ultima domanda, se conosce Cancemi Salvatore? Non lo conosco, signor Presidente. Grazie.
Va bene, Rina, se può. Io Presidente, la ringrazio per avermi ascoltato. È il suo diritto a parlare, difendersi. E siamo qua, la volontà del Signore, ci affidiamo a quello là, guardate. Quello là. E allora, a questo punto il Presidente, vabbè, sì. A questo punto il Presidente dichiara chiuso l'esame dell'imputato Rina Salvatore e dispone darsi inizio all'esame dei testi a discolpa di e allora avvocato Di Benedetto. Sì, Presidente. Possiamo iniziare, Presidente, con la signora Aliberti Rita. Bertinita sarebbe sorella, sì, dell'imputato. Sì. Si deve accomodare lì, sì. Deve parlare in direzione del microfono, sì. E allora innanzitutto deve dire tutte le sue generalità. Allora, Liberti Ardita, nata a Mistretta il 6/3/65, residente a Palermo, via Brancaccio 75. Senta Liberti, lei è sorella dell'imputato Aliberti, sì. Luigi, e in tale veste di sorella, lei se vuole può anche non rispondere alle domande che le andranno a fare il difensore di suo fratello, il pubblico ministero ed eventualmente io per conto della Corte. Lei intende essere sottoposta ad esame? Sì. Però veda che lei, a questo punto, come tutti gli altri testi, è tenuta a dire la verità. Certo. Con le conseguenze che ne derivano in caso di testimonianza falsa, certo, o reticente. Sì, allora si alzi, venga di nuovo qui, legga questa dichiarazione. Allora, avvertita della facoltà che ha di astenersi dall'essere sottoposta ad esame, la stessa risponde: intendo rispondere alle domande, viene avvertita delle conseguenze in caso di testimonianza falsa, le dice lei. Sapeva della responsabilità morale e politica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto mi ha detto. Si accomodi di nuovo lì, avvocato Di Benedetto, a lei la testa. Grazie, Presidente. Signora Liberti, risulta acquistata agli atti di questo processo una autovettura 126 targata Palermo 688-602 per lire 2 milioni. Sa dirci l'anno in cui venne acquistata questa autovettura? Aprile dell'83, inizio aprile dell'83. Da chi venne materialmente acquistata? Da mio fratello. Signora, cioè non è materialmente acquistata da mio fratello, cioè ci siamo andati io e mio fratello. E io l'ho intestata a mio fratello questa macchina, perché io ancora non avevo la patente. Lei, signora, deve parlare con noi, quindi deve prende la domanda, sì, e deve parlare rivolta a noi. Perfetto. E allora vogliamo... Sì, ripeto, Presidente. Cioè, questa macchina, come emerge dagli atti, signor Presidente, risulta intestata al brigadiere Aliberti Luigi. La mia domanda è questa. La macchina a chi si apparteneva? A lei o a suo fratello? Dico, non al di là del dato formale. Dico, chi era l'effettivo proprietario della macchina? Mia. Personalmente mia. Ne usufruivo io in tutte le, perché l'ho comprata io. Cioè l'ha pagata lei con soldi suoi? Esatto, miei. E chi ha adoperato materialmente questa macchina? Sempre io. E perché suo fratello aveva altre macchine? Sì, aveva la sua macchina. E perché allora la macchina risulta intestata a suo fratello anziché a lei? Risulta intestata a mio fratello perché, ripeto a dire, nell'anno 83 ancora non avevo 18 anni e siccome sono andata con mio fratello, essendo il fratello maggiore, gliel'ho fatta intestare a lui.
Dopo la 126, lei ha avuto altre macchine? Sì, a distanza di un anno, nell'84, marzo 84, ho dato in permuto la 126 e ho preso una Panda. Nell'anno 1983 lei lavorava? Sì. Percepiva il reddito qui? Sì. E, con chi viveva? Eh? Con chi viveva lei nel 1983? Vivevo e vivo tuttora con i miei genitori, in famiglia. I suoi genitori sono entrambi vivi tuttora? No, mio padre è morto. E erano titolari di erano e sono titolari di reddito i suoi genitori? Sì. Vuole chiarire in che termini, che lavori hanno svolto, che tipo sì. di reddito hanno avuto? Dunque, la mia famiglia ha sempre lavorato. Mio padre dal 61 fino al 63 è stato in Svizzera a lavorare. Poi dal 63 al 65, circa 65-66, fino a quando sono nata io nel 65, ha lavorato in Germania. Poi ha lavorato in Italia, si è fatto la casa al paese. I miei fratelli hanno sempre lavorato quando hanno compiuto una certa età per lavorare, quindi aiutavano anche loro la famiglia. Poi nel 73 ci siamo trasferiti a Palermo, mio padre ha preso una portoneria e vivevamo in questa portoneria, quindi non pagavamo affitto, luce, tutte queste cose qua, oltre che dal 68 mio padre era in pensione e aveva oltre la pensione il reddito della portoneria. Dall'83 mia madre pure aveva il suo reddito. Oltre di che avevamo un appezzamento di terreno che veniva coltivato da mio padre stesso e produceva qualche cosa per noi altri anche per venderlo. Questo lavoro nella portineria è stato svolto, lei ha detto, dal 73? Dal 73-74 fino all'anno 91. E i suoi genitori, suo padre e sua madre prima, sua madre adesso, sono mai stati titolari di conti correnti? Sì. E lei sa che suo fratello, di conti correnti in banca, avevano... Risparmio, conto corrente a risparmio in banca. Cioè libretti oppure... Senza carnet di assegno, un libretto normale. Lei sa che suo fratello Aliberti Luigi nell'anno 1983 comprò una autovettura? Sì. Che autovettura? Una Fiat Ritmo. È ancora in possesso di suo fratello? No, no. Perché che macchina ha adesso? Ora l'ha comprato nell'anno 91 una Tempra turbo diesel. Sa all'incirca la Tempra quanto è stata pagata nel 91 da suo fratello? Ma all'incirca sui 20 milioni. E lei sa con quali soldi materialmente suo fratello acquistò la Ritmo nell'anno 1983? Sì. Una parte gliela diedero i miei genitori, un'altra parte suo cognato e il restante gliel'ha messo lui. Io non ho nessun'altra domanda, Presidente, se non una richiesta di produzione. Perché perché lei con le domande ha dato al di là di quelle che erano le... Sì, ma questo ne sono perfettamente consapevole, ma c'è un motivo, Presidente, no, perché... No, ormai le abbiamo... Perché rinunzierò, non ci sono state contestazioni, rinunzierò alla testa, alla madre che sta male, dico in sostanza, è per questo, Presidente. L'ho fatto proprio deliberatamente per questo motivo, perché la signora è con le stampelle per un'osteoporosi galoppante e non può neppure camminare. Va bene, e allora ora me la fa la richiesta? Va bene, dopo la faccio dopo. E allora... Qualche breve domanda, Presidente. Allora, pubblico ministero. Lei si chiama Aliberti come? Aliberti Rita. Rita Graziella? Sì. Senta, signora Liberti, Rita Graziella, con riferimento all'autovettura Fiat Ritmo, che è l'unica che ci interessa in questo processo, sì, può specificare quanto è costata? No, all'incirca non lo so quanto è costata. È stata acquistata nuova? Sì, sì. In che percentuale parteciparono suo padre e suo cognato? Da quello che ne abbiamo sempre parlato, in altro perché in famiglia parliamo sempre dei problemi che ci sono o di qualche altra cosa, sui 4 milioni mia madre gli ha dato. 4 milioni chi gliel'ha dati? Mia madre e mio padre. E gli altri? E all'incirca lo stesso gli ha dato suo cognato. 8 milioni e il resto l'avrebbe messo... Sì. Lei questi discorsi come li ha presi?
Io l'ho detto prima, si parlava in famiglia, noi altri parliamo sempre di... Sa se la macchina è stata pagata in contanti o a rate? No, in contanti. In contanti. Senta, lei che mestiere fa? Che lavoro fa? Ragioniera. Può dire alla corte in quale studio ha lavorato? Certo, da Mandalari. Può dire alla corte che è questo Mandalari? Chi è che Mandalari? Mandalari Pino che è stato arrestato recentemente? Mi scusi, io lavoravo... Io sto facendo una domanda. È il Mandalari Pino che è stato arrestato recentemente? Questa domanda, Presidente. Io mi oppongo perché non mi pare rilevante... Io, la difesa si oppone, il Presidente dispone che la testa risponda. Perfetto. Non ho niente da nascondere. Io no, come... No, guardi, alle bene. Mi scusi, Presidente. Lei deve si trova davanti a una corte d'assise. Io le sto dicendo. Quindi si metta calma. Ma io sono calmissima, Presidente. Gli sto dicendo che sto rispondendo. Allora? Mi scusi, sto rispondendo no, alle domande. Scusi, lei parla. Sto rispondendo alle domande, presumo. Non è che mi sto negando alle domande. Vediamo. No, non si può negare. Ma per carità. La domanda ha l'obbligo di rispondere. Ci mancherebbe. E allora, chi è il comandalare? Io lo conosco come commercialista, ho lavorato là come ragioniera. Io le sto chiedendo, è il Mandalari Pino che è stato recentemente arrestato? Questa sì, ho lavorato da Mandalari Giuseppe. Questo Mandalari si è mai occupato della pratica relativa alla sospensione dell'impiego di suo fratello? No, assolutamente. Può spiegare alla corte per quale motivo l'incartamento relativo alla pratica di suo fratello si trovava nello studio del Mandalari? La pratica di mio fratello dallo studio Mandalari? Sì. Assolutamente. Non mi risulta a me. Va bene, non ho altre domande, ma mi riservo di fare un'istanza. Ma deve completare però. Presidente, devo completare? Si stia ferma. No, io non mi risulta, Presidente. Non le risulta, ha già risposto. E allora, lasci parlare. E pubblico ministero, anche Presidente, per, si tratta di per questo. La corte infatti è per la corte per evitare che poi si dica il Presidente nello studio, dell'avvocato Mandalari e del commercialista Mandalari è stata trovata la pratica relativa alla sospensione dell'impiego di Aliberti Luigi. Ho chiesto alla testa se ne sapeva qualcosa, ha risposto che non ne sapeva nulla. Vorrei a questo punto capire cosa faceva quella pratica nello studio del noto Mandalari. Gliel'ha portata lei lì? No, assolutamente, io la sospensione di mio fratello ce l'ho nella mia borsa e ce l'ho tuttora nella mia borsa, completamente. Quindi non si rende conto come mai? No, perché ce l'ho, ripeto a dire, io ce l'ho una copia, però ce l'ho nella mia borsa. La tiene nella borsa? Sì, è tuttora, ce l'ho nella mia borsa. E perché la tiene proprio nella borsa? Perché io, essendo che abito qua, che devo andare dall'avvocato, dagli avvocati, ci vado io. E quindi i documenti li tengo sempre in posto che possono servire per l'avvocato. Mi dica un'altra cosa, signorina. Il pubblico ministero ha finito? Sì, ho finito. Mi dica un'altra cosa, signorina, così per completezza. Abbiamo appreso che questo Mandalari è quello che in atto si trova... ristretto e mi dica una cosa, lei tuttora lavora in... No, io ho lavorato fino al 91 da Mandalari Giuseppe. Fino al 91 e risultano pure nella documentazione. No, è giusto fino che... al 91. Sì. E poi dal 91 in poi dove dal 91 fino a poco tempo fa lavoravo dal figlio e ora lavoro per i fatti miei. Ah, dal figlio di Mandalari. Sì. E il nome di suo figlio? Mandalari Antonio. E ora che lavoro fa? Sempre ragioniera, però per conto mio. Allo studio lei, per conto tuo? Sbrigo pratiche, per DIT. Per DIT? Tipo Camera di Commercio, INPS, a livello di queste Ma cose. Dico, ce l'ha un locale? Sì, mi hanno dato un locale un amico di famiglia. Dove? Che ha un'assicurazione. Dov'è questo? In via Eugenio Lemiro. Numero? 20. E mi dica una cosa, ritorniamo un po' indietro a 126 per quello che può valere ai fini del processo. Quando lei ha comprato questa 126 aveva la patente? No. Non l'aveva. E perché ha comprato la macchina senza la patente? Per fare un po' di pratica. C'era questa occasione di comprare questa macchina e allora l'abbiamo comprata. Disse, vabbè, nel frattempo faccio anche un po' di pratica, oltre a quelle le guide che di solito si fanno con le scuole guida. E dopo quanto tempo lei ha preso la patente di guida? Io l'ho presa a luglio '83 la patente. E la macchina è stata acquistata? Ad aprile, ma io già a fine di aprile avevo il foglio rosa per poter
Mi dica un'ultima cosa, lei ha parlato nel corso della sua deposizione di una portineria che veniva tenuta dai suoi genitori. Sì. Vuole dire alla corte di quale portineria si trattava? Dove si? Sì, in via Guglielmo Marconi 10. In via Guglielmo Marconi 10. E fino a quando i suoi genitori hanno lavorato lì? Fino al 91. Anche loro fino al 91? Sì, fino al 91, perché poi è morto mio padre, a luglio 91. E inizi del 92 ce ne siamo usciti. Sì. E a conoscenza lei, mi suggerisce qui il collega, e a conoscenza lei di quale stipendio percepissero i suoi genitori per questa portineria? Sì, su 1.300.000, 1.400.000 più le gratifiche che davano. Questo evidentemente quando? Nell'ultimo periodo? Sì, nell'ultimo periodo. Stiamo parlando dell'ultimo periodo. Lei che è sposata? No, io convivo in famiglia, con mia madre ora. Non ha contratto matrimonio. Vabbè, domande? Nessuna? No, siccome lei ha fatto riferimento agli stipendi, la signora ha fatto riferimento anche a una pensione che era percepita dal padre. La signora ha fatto riferimento. Vogliamo chiedere se è il caso anche la pensione del padre, se anche la madre poi da un certo periodo percepì una pensione. E allora, che pensione percepivano i suoi genitori? Cioè suo padre, prima che morisse, nel 91, che... L'importo della pensione? Sì, se lei lo sa. Sì, su 1.250.000 nel 91. Di pensione? Sì. Ma che cosa aveva fatto suo padre prima? Da premettere ogni due mesi, non ogni mese. Ah, ecco, ogni due, giusto che metto... Bimestrale. Era una pensione sociale. Una pensione sociale. E allora forse neanche ci arrivava 1.200.000, così se era per sociale. Sì, sì, era su. Vuol dire che non era sociale. Ma vediamo un'altra sociale cosa. Sociale nel senso che c'era pure delle marche. Nel senso che era. Ma mi dica un'altra cosa, lo stipendio di portineria vuole ripetere nel 91 quanto. Ma all'incirca su 1.400.000, 1.300.000, 1.400.000. Non è un po' troppo? Mi sembra troppo nel 91 stipendio di portiere. All'incirca, cioè pure all'incirca, all'incirca, ora mi posso sbagliare delle 100.000 lire. E, allora, non... e nell'82 se lo ricorda quanto era? No. E allora a questo punto il Presidente può andare. Il Presidente dichiara chiuso l'esame della testa, l'Avvocato Di Benedetto chiede che venga acquisito al fascicolo del dibattimento. È una Presidente, dalla dichiarazione dei testi si parlava dell'acquisto di questa 126 nell'anno 1984, si parlava di marzo 84. Noi abbiamo fatto fare un estratto al PRA dal quale si vince che la richiesta della targa per la macchina è del 13 aprile 83 a nome appunto Liberty Luigi, quindi sarebbe un anno prima rispetto a quello che emergeva agli atti di questo processo. Certificazione dell'ACI da cui risulta la data di immatricolazione. Ma mi dica, questa macchina era nuova o era un'occasione, Avvocato Di Benedetto? La macchina occasione. È portata da fuori. E allora è stata ritargata. Vabbè, va bene, va. Pubblico Ministero non si oppone. La Corte dispone l'acquisizione al fascicolo del dibattimento. Facciamo entrare l'altro testo. C'era una richiesta di produzione. Prego. In relazione alla domanda sui rapporti fra la signorina Liberti Rita Graziella e Mandalari Giuseppe, chiedo di produrre al solo fine di stimolare i poteri della Corte nota della Criminal Poll della Sicilia occidentale del 15-12-94 in cui si dà atto della perquisizione presso lo studio Mandalari, ma dico al solo fine di stimolare i poteri della Corte d'Assise. A questo punto il Pubblico Ministero chiede che venga acquisita fascicolo del dibattimento, nota della Criminal Poll, da cui risulta
una perquisizione effettuata presso lo studio di Mandalari Giuseppe, e ciò al fine di stimolare i poteri della Corte circa l'acquisizione di altri atti o documenti. E allora? Posso interrompere su questo punto? Non ho nessuna difficoltà, anzi mi associo alla richiesta del Pubblico Ministero per una ragione ben precisa, perché per quello che leggo da questa nota, si dice testualmente che in data 13-12 personale dipendente effettuava in Palermo, su delega di codesta direzione, perquisizione domiciliare nell'abitazione della nominata in oggetto. La nominata in oggetto è la signora Liberty Rita, nell'ambito dell'operazione che portava all'arresto di Mandalari Giuseppe e della consorte. Nel corso degli atti gli operatori notavano la documentazione relativa ad un procedimento di sospensione dell'impiego intentato contro Liberty Luigi, per cui la faccio mia questa nota, dico, e conferma quello che ha dichiarato la testa in ordine al luogo in cui si trovava. In effetti ho interpretato forse male la nominata in oggetto, comunque ci sono delle circostanze. A Liberty, lei deve stare in silenzio se vuole stare lì. Gli avvocati sono pregati di parlare solo quelli che sono interessati. Dov'è? La nota la dobbiamo vedere pure noi. Avvocato Di Benedetto. Anzi, mi sono... E allora, la Corte si riserva allo Stato di decidere in ordine alla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero e fatta propria dall'avvocato di Aliberti. Allora venga, si accomodi. Lei è Lipari Giuseppe, si mette a sedere lì. E allora Lipari, lei prima dia tutte le sue generalità. Lipari Giuseppe, nato a San Stefano di Camastra il 26/8 del 56. 56? 3. 53. Dove abita? A San Stefano di Camastra. Lei è parente di Aliberti? Sì, cognato. Due sorelle in comune. Due sorelle. E allora senta Lipari, quindi lei in quanto parente dell'imputato, se vuole, può anche non rispondere alle domande. Lei intende essere sottoposto ad esame? Sì. Sì. E allora si alzi, venga qui, legga questa dichiarazione. Si accomodi, si mette a sedere, deve parlare in direzione del microfono e con la faccia possibilmente rivolta a noi. Avvocato Di Benedetto, a lei il test. Grazie Presidente. Signor Lipari, di cosa si occupa lei? Qual è il suo lavoro? Io sono impiegato. E è sempre stato impiegato nella sua vita? No. Da quando è impiegato? Dal 92. E prima del 92 cosa faceva? Avevo un'officina meccanica. In conto proprio? C'era lei, sì, il titolare di questa officina? Sì, sì. E nell'anno 1983 lei era titolare di questa officina meccanica? Sì. Ricorda se nell'anno 1983 lei ebbe a prestare dei soldi a suo cognato, a Liberty Luigi, da impiegare nell'acquisto di un'autovettura? Sì. E che autovettura acquistò suo cognato? Mio cognato prestava una Fiat Ritmo. E lei prestò che somma a suo cognato? A mio, telefonandomi a casa, mi ha detto che gli potevo prestare una somma di 4 milioni. Che lei diede in contanti? Sì.
E questa somma come le venne restituita poi da suo cognato? Ma un po' al mese, che in circa un anno e mezzo mi ha finito di pagare, siamo ritornati indietro. Quella è stata l'unica volta in cui lei ha prestato soldi a suo cognato? No. In occasione, sa che macchina ha adesso suo cognato? Sì. E che macchina ha? Una Tempra. Ricorda se anche per l'acquisto della Tempra lei ebbe a prestare soldi a suo cognato? Sì. In che importo, di che cifra? Ma sui 7 milioni ho prestato. Nessun'altra domanda da parte del Presidente? Brevissima domanda, Presidente. Questi 4 milioni che lei prestò a suo cognato nell'83, gliel'ha dati in contanti? Sì. Li teneva a casa, li teneva in banca, certo, questi soldi? No, a casa. Ah, li teneva a casa? Sì. Per cui non può offrire alla Corte no. Nessun segno del passaggio del denaro? No. Teneva 4 milioni in contanti a casa nell'83 lei? Sì, perché giustamente lavoravo. E li teneva a casa? Certo, devo comprare del materiale o qualcosa del genere. Grazie. Questo, prego. Doveva comprare il materiale e li ha prestato a suo cognato. Se doveva comprare il materiale si comprava. Ma siccome era una cosa, diciamo, momentaneamente, non è che era una cosa da tanto tempo. Vuole ripetere che cosa faceva lei nell'83? Il meccanico. Faceva il meccanico. Officina meccanica. Cosa intende per momentaneamente? All'epoca fa ha detto, ha avuto questa espressione, momentaneamente, è una cosa momentaneamente. Un anno e mezzo. Quindi lo sottraeva alla sua possibilità di comprare materiali per un anno e mezzo? No, non è questo, lo dico giustamente perché lavorando si andava guadagnando e si poteva comprare e poter fare, diciamo, cose. Poi i soldi li tenevo a casa, non ero. Senta, mai. Ma lei all'epoca aveva un conto bancario? All'epoca aveva un conto corrente bancario, no, un deposito non bancario? Non ho mai avuto conto corrente. Non ha mai avuto conti correnti? No. Depositi bancari, niente? No. Per capire, sì. Perché evidentemente siamo qui per capire. Lei poc'anzi ha detto che questi soldi lei li teneva a casa per comprare il materiale. Certo, li usavo per giocare, mi servivano. Quando lo devo. Poi invece li ha prestati a mio cognato. Li ha prestati al suo cognato. Quindi, giustamente diceva il collega, è venuto meno la possibilità lei di avere questa disponibilità per l'acquisto di materiale. Certo, se no non li potevo prestare, ovvio. Come, se no? Non li potevo prestare se ho bisogno io, naturalmente. No, non è questo. La cosa è un'altra, cioè lei ha prestato questa somma a suo cognato per l'acquisto dell'autovettura. Sì. Questi soldi lei ha detto servivano a lei per l'acquisto di materiale. Cioè io li tenevo dentro, non, diciamo che non li tenevo in banca perché giustamente mi potevano servire o meno, questo. Ok. Giustamente non sono servite a mio cognato, li ho prestati. E quindi poi li ha restituiti nell'arco di quale tempo? Di un anno e mezzo. Li dava come li ha restituiti? Ma in circa 250, 300, come poteva fare su e giù al mese? Interessi se ne è presi? No. Si è ripresi 4 milioni soli? Sì, sì. Ho capito. E lei è rimasto senza soldi oppure aveva altra disponibilità? No, con disponibilità l'avevo, certo. Non potevo giustamente dare. Dove ce l'ha? Lei, dove l'aveva questa officina meccanica? Dove? Io, a Santo Stefano di Camastra. Santo Stefano di Camastra. Sì. Ed esattamente dove? Lo vuole dire alla Corte? Come? Dove? In quale via? In via Passo, Contrada Passo Barone. Contrada Passo Barone? Sì. Ma che è un'autofficina per autovetture o per autocarri? Sì, solo autovetture, sì. Solo autovetture? Sì. E mi dica un'altra cosa. Lei ha detto che prima di avere questa autofficina ha lavorato dove? Sempre come meccanico, operaio. Dove? Una ditta Castano che ora è defunto, non c'è più, poi insieme con un altro signore a Torre Muzza, diciamo. Chi? Così chi è questo signore? La Monica Mario.
E dove che avevate questa autofficina? Una piccola officina a Torre Muzza. Torre Muzza? Sì, una frazione di Regge di Motta, Motta da Fermo. E mi dica una cosa, lei ha parlato anche del prestito fatto da recente al suo cognato. Sì. E quant'è che ha prestato recentemente? 7 milioni. E anche questi li ha dati con assegno? No, non l'ho detto, non ho mai avuto io conto corrente e cose, mai. Quindi li tiene in casa lei soldi? Sì. Ma mi dica un'altra cosa, lei questa officina, fermiamoci un po' all'83, così per capire meglio, perché sì, certe cose le vogliamo capire. E lei le rendeva questa officina? Diciamo, per poter giustamente sopravvivere e fare qualche cosetta così, non è una grande officina, ma nemmeno diciamo una cosa. Ma io ripeto di nuovo la domanda, per sopravvivere che cosa intende lei? Io dico lei rendeva, guadagnava molto nell'83, lei? Ma no, però giustamente non avendo altre spese, diciamo, perché giustamente abitava in casa di mio padre e abito tutto lo stesso in casa di mio padre, e cose, tante cose, giustamente non li potevo risparmiare qualche cosa. E allora, che cosa poteva guadagnare lei al mese nell'83? Con questa officina, grosso modo, evidentemente non è che francamente, vogliamo sapere. Francamente non lo saprei dire, non è proprio una risposta precisa, comunque non lo so, 600, 800, un milione, dipende, perché c'è una giornata che può essere più, diciamo, c'è più guadagno, giornata che c'è può essere meno guadagno. Certo, evidentemente, essendo un'attività libera, diciamo, c'è quando. E quindi grosso modo al mese quanto poteva guadagnare, grosso modo. Guardi, facendo una media non glielo so dire, direi proprio una bugia se direi, diciamo, il costo reale, cioè il guadagno reale che guadagnava. Okay. Ah, dico, siccome parliamo di soldi, evidentemente sì, il collega mi ha suggerito anche un'altra domanda. Dico, ma lei nell'83 ne ha presentato dichiarazione di redditi? Certo, io tutti gli anni presentavo, quando c'era presentato la dichiarazione di redditi. E se lo ricorda che cosa ha messo lei nell'83? No, direi una bugia se deve. Quindi lei tutti gli anni ha presentato la dichiarazione, certo, dei redditi? Certo. Però non ricorda nell'83 quello che ha dichiarato? No, francamente. E mi dica una cosa, andiamo a 6-7 milioni, quando è che abbiamo detto che li ha prestati al suo cognato? Ma sempre che era nel 91. Nel 91. E nel 91 l'ha presentata questa dichiarazione dei redditi? Certo. E nel 91 grosso modo quanto poteva guadagnare? Io nel 91, anzi, dimentico. 91 è recente, quindi sì, no, 83 dimentico, magari. Dimentico una cosa, ho lavorato pure per 4 mesi e mezzo in un'autostrada che è Palermo, diciamo, Messina, Acque Dolci, Furiano. E ho lavorato pure 4 mesi e mezzo là. E quindi ha guadagnato oggi. Ha guadagnato pure qualche cosetta. Sono cose che possono parlare. No, no, guarda, per questo una persona che lavora si sacrifica e da encomiare. Però noi vorremmo sapere, lei nel 91 l'ha presentata la dichiarazione dei redditi? Se lo ricorda? Io, aspetta un attimo, io nel 91 sono stato pure dopo disoccupato, perché sono dovuto... Ora ce l'ha questa officina, oggi ce l'ha? No, già io nel... Nel 91 avevo chiuso perché giustamente sono andato a lavorare in questo tratto autostradale che facevo il meccanico in questa autostrada, tra Messina e Acque Dolci. Perché ha chiuso l'officina? Perché l'ha chiusa questa officina? Perché c'era giustamente poco lavoro e poi io c'ho un'altra cosa ancora, perché sento che mi hanno dato un po' di occhio che ho avuto un incidente. E allora questa officina l'ha avuto l'incidente? No, prima ancora. Ma dopo ho avuto un'altra botta, diciamo, che così sono dovuto giustamente un po' chiudere l'officina per poter... Quindi lei praticamente ha chiuso questa officina perché non rendeva più? No, non rendeva, non è che non c'era... Guadagnava poco? Si guadagnava un pochettino di meno, essendo che ero solo, non avevo tanto, e diciamo, quando è avvenuto attrezzi. Questo fatto, quando è avvenuto, liberi, quando è avvenuto? Che anno siamo? Giustamente siamo nel 95, ora giustamente 4 anni fa. No, dico, quando è che è avvenuta la chiusura dell'officina? Ah. Nel
nel 90, guarda che non mi ricordo la data precisa, ma comunque sì, perché io i primi 3 mesi sono andato a lavorare, mi sembra, fino a maggio ho lavorato in questa autostrada del 91. Quindi chiusa l'officina nel 90, lei poi nel 91 è andato subito dopo, quasi, sì, subito dopo è andato a lavorare nel 91, e poi sì. Ora che attività svolge successivamente al 91? Io che ora, attività? Ora sono impiegato. Dove? Alla Procura Circondariale di Messina. Pretura Circondariale? Procura Circondariale. Procura presso la Pretura? Sì, sì. Con quale mansioni? Come commesso. Come commesso. E allora, quando è che, ritorniamo all'83 e anche prima, quando è che lei ha aperto questa officina per conto suo? Lei ha detto di aver lavorato assieme a Torremusa. Io per conto mio l'ho aperta all'inizio del 77-78. 77 o 78? Si è messo per conto suo. Per conto mio, sì. Va bene. E prima ho lavorato pure, diciamo, con questo socio. Con questo socio? Altri 4 anni. Precedentemente? Sì. Vabbè, può andare, liberi. Allora, sentiamo gli altri testi. Non ci sono altri testi? No, non ci sono altri testi, Presidente. Io rinunzio agli altri 2 testi, dico è... E allora, si dato che l'avvocato Di Benedetto rinuncia all'esame di Mandalari Antonio. Mandalari Antonio sarebbe la persona di cui si è parlato poc'anzi, che doveva riferire sul possesso della 126. Mandalari Antonio e di Testa Lucia Grazia, madre dell'imputato. Madre dell'imputato Aliberti. Il pubblico ministero, in ordine a queste rinunce, nulla osserva. E allora, la Corte... La Corte ha modifica dell'ordinanza con la quale sono state ammesse le prove. Dispone che i testi Mandalari Antonio e Testa Lucia Grazia nonché i testi Bontate Rosa e Giorlando Dottor Giovanni non vengano sottoposti ad esame. Stante l'accordo delle parti, dispone che venga acquisita al fascicolo del dibattimento la nota della Questura di Palermo Centro Interprovinciale della Criminal Poll relativa alla perquisizione domiciliare effettuata nell'abitazione di Aliberti Rita. La Corte dispone altresì che vengano sottoposti ad esame le seguenti persone. 2 punti. 1.
fanciulla Salvatore. Al quale si è riferito l'imputato di reato collegato Calcara nel corso della sua deposizione resa alla Corte in Roma in data 4 giugno del 94. Due, Ernengo Giuseppe. Al quale si è riferito Mutolo Gaspare nel corso del suo esame reso avanti alla Corte il 3 giugno del 95 presso l'Aula Bunker di Roma. Lo Iacono 3, lo Iacono Pietro, al quale si sono riferiti sia l'imputato di reato connesso Mutolo Gaspare, che Marino Mannoia Francesco, nel corso del suo esame reso presso l'aula bunker di Rebibbia. Quarto, Bono Alfredo, al quale pure si è riferito Marino Mannoia Francesco, nel corso del suo esame reso a Roma, alla bunker di Rebibbia. E ciò a sensi dell'articolo 195 del codice di procedura penale. Dispone che le predette persone vengano citate presso gli istituti penitenziari ove in atto trovansi ristretti e che venga disposta la loro traduzione avanti questa Corte facciamo il giorno 6 che ci avevamo scritto. Facciamo il giorno 6. E allora, Pubblico Ministero e Avvocati, noi abbiamo disponibili il giorno 11, che sarebbe sabato, e il giorno 16. Però per il giorno 11 penso che non ci si arrivi, perché c'è chi è detenuto a Milano, chi a Sollicciano, chi a Paliano. E, prego, c'è pure chi è libero.
E allora, no, allora facciamo così, li citiamo per giorno, citiamo per giorno 11, eventualmente spostiamo poi chi non arriva ad essere tradotto, lo facciamo giorno 10. Allora dispone che le invia per continuazione per l'esame delle persone predette. L'udienza che sarà tenuta in quest'aula giorno 11 di febbraio prossimo 21 ore 9 e seguenti. Il Presidente, in esecuzione dell'ordinanza di cui sopra emessa dalla Corte, dispone che la citazione e la traduzione delle persone predette e che si trovano detenute venga effettuata al più presto tramite fax. Il Presidente dispone altresì la traduzione di tutti gli imputati. Avvocato Di Benedetto, eventualmente la prossima udienza si ha qualche cosa da produrre. Ho visto che aveva in mano, sono 11 e ce la dà. Il Presidente dispone che gli imputati detenuti vengano ritradotti in quest'aula per l'udienza di giorno 11 alle ore 9 e seguenti. L'udienza è tolta. Buonasera.